E ringrazio per Luigi perché anche mi ha invitato tra l'altro per insomma, inaugurare la stagione associativa parlando appunto di fossili. Però parleremo di fossili non tanto in maniera accademica che non si forma, perché un po' ne parleremo, però soprattutto parleremo di fossili che hanno costituito per gli scienziati dove in certi casi gli hanno proprio aperto un mondo di vedere diversamente l'evoluzione della vita. In qualche caso vedremo che ci sono anche degli aspetti molto particolari su questi fossili, e poi soprattutto fossili che pian piano con la loro scoperta, soprattutto in anni, noi pensiamo per esempio al periodo romano, periodo classico, oppure anche nel Medioevo, quando questi signori andavano in campagna si trovavano davanti un fossile, una conchiglia, e molti cosa pensavano? Questo è successo qui, magari qualcuno già iniziava a pensare probabilmente c'è stato un diluvio universale, perché comunque tutto in quel periodo, soprattutto nel Medioevo, era legato alla Bibbia, quindi tutto doveva ricadere lì. E poi infatti vedremo che non solo nel periodo medievale, ma anche prima qualcuno si faceva delle idee strane sui fossili. Pensate che comunque per capire esattamente cos'è un fossile, anche se forse c'era arrivato Leonardo, dobbiamo aspettare forse la fine del Settecento, dove comunque qualche studioso capiva che quello che va davanti non era altro che il resto di un animale vissuto molti milioni di anni prima. Allora, giusto per iniziare, un dato su che cos'è un fossile. Innanzitutto è un evento rarissimo, questo perché voi pensate agli animali, per esempio c'è la classica gazzella che scappa dal leone, a un certo punto la gazzella è sfortunata, viene acchiappata, in quel caso cosa succede? La gazzella muore perché arriva il leone e se la mangia, arrivano le iene, si mangiano le ossa e quindi di quella gazzella non rimane nulla, e questo succede nel 90% dei casi. Ma se per caso invece questa povera gazzella cade dentro una palude, in quel caso magari si può fossilizzare, perché innanzitutto lo scheletro viene ricoperto subito dai sedimenti, per esempio dal fango. Tutti i minerali che ci sono dentro questo fango entrano nelle ossa, quindi le rendono le ossa proprio, diciamo, le pietrificano, le rendono molto più dure. E in quel caso magari questa povera gazzella, col passare dei milioni di anni, può essere ritrovata da degli archeologi, meglio. Allora, iniziamo subito con questo. Ho voluto mettere questa la scena del crimine, perché molto spesso un paleontologo si trova davanti a uno scheletro, un resto animale, vegetale, un po' fa quello che fa la polizia scientifica, deve capire cosa è successo, perché è morto, in qualche caso chi l'ha ucciso, e quindi insomma un po' deve ricostruire le tessere di questo puzzle. Ho voluto iniziare con questo piccolo dinosauretto, questo è un dinosauro di circa 30 cm. Ed è stato il suo ritrovamento fondamentale, almeno della paleontologia italiana. Questo perché? Innanzitutto è stato il primo dinosauro scoperto in Italia. Infatti, e si chiama Ciro. Chiamo Ciro perché è stato trovato in Campania. Quindi già non hanno avuto moltissima fantasia. Tra l'altro anche la storia del ritrovamento è particolare, perché il collezionista che ce l'aveva a casa pensava di avere una specie di pesce, comunque niente di particolare. Finché un giorno non è arrivato un paleontologo del museo di Milano, e ha visto questa lastra, dopo l'infarto che gli è venuto, gli ha spiegato che quello non era un comune lucertolo, ma era un dinosauro. Tra l'altro, poi cosa è successo? Che questo signore ha dovuto passare anche dei guai giudiziari, perché poi la notizia è venuta fuori, la sovrintendenza ha sequestrato tutto, quindi magari anziché dargli anche mai un premio per aver conservato un reperto che magari sarebbe andato distrutto, come succede oggi nelle cave, che distruggono forse il corpo. Niente, nessuno ne frega. Questo signore si è dovuto passare un bel po' di guai. Quindi abbiamo il nostro piccolo Ciro, che è appunto circa 20-30 cm, che è appunto il primato di essere il nostro primo dinosauro. L'altra cosa particolare che l'ha reso famoso in tutto il mondo è stata il ritrovamento all'interno dello stomaco di quelli che dovrebbero essere gli organi, comunque l'intestino, le parti molli. Perché trovare le parti molli fossilizzate, comunque preservate, è un evento ancora più raro del fossile, perché i tessuti molli sono i primi che durante la decomposizione vanno via. La cosa ancora più particolare è che non si sono fermati qui nello studio, ma hanno addirittura analizzato il contenuto dello stomaco. E quindi praticamente questo è il nostro Ciro, che ha circa 113 milioni di anni, quindi del Cretaceo, quindi l'ultima era della vita dei dinosauri. Questa è la ricostruzione, come doveva essere in vita Ciro.
Questa che sembra una pellicetta, in realtà sono delle piume. Questo perché si è scoperto non da molti anni che i dinosauri di questo tipo, diciamo i carnivori in generale, avevano il corpo ricoperto di piume. Non so se vi è capitato di vedere il film di Jurassic Park, dove si vedono questi velociraptor che sembrano dei mostri alti 2 metri, con la pelle tipo coccodrillo. Ecco, quello dovete dimenticarlo, perché i velociraptor sono alti, esagerando 1,10 m, e hanno la pelle ricoperta di piume. Però loro, per esigenze cinematografiche, hanno fatto il mostro. Perché immaginatevi, magari quel personaggio, l'eroe del film, è rincorso da una specie di tacchino, faceva molta scena. Quindi, andiamo a vedere cosa si è mangiato Ciro prima di morire. Ecco qua, questa è la sua cena. Ha mangiato praticamente delle lucertole e poi dei pesci, dei pesciolini. L'altra cosa ancora più particolare è che le sue dimensioni all'inizio si pensava che fossero, diciamo, un dinosauro di piccola taglia. In realtà non era un dinosauro di piccola taglia, ma era un dinosauro cucciolo, però piccolino. Da cosa si è capito? Dall'apertura delle fontanelle, quindi le ossa che avevo ancora, infatti dei bebè ancora quando sono appena nati si devono ancora saldare. E la stessa cosa qui si vede un po' del cranio, anche lì si stavano ancora saldando. Quindi da questo si è capito che questo povero Ciro è morto forse a distanza di pochi giorni o settimane, abbiamo capito cosa aveva mangiato. E poi, oltre al contenuto dello stomaco, hanno analizzato anche hanno trovato dei segni di vasi sanguigni, muscoli, residui dell'esofago, tracce del fegato, cartilagini, insomma, un bel po' di partimuli. Però appunto la cosa che ha destato più scalpore è stato proprio il ritrovamento del suo ultimo pasto. Un altro caso molto strano nel mondo della paleontologia dei dinosauri. A un certo punto, grande scoperta, questo signore che viene chiamato Oviraptor, già il nome di ladro di uova. Questo perché quando l'hanno trovato in Mongolia, hanno trovato queste ossa di questo Oviraptor, poi vedremo come, sopra delle uova, quindi sopra un nido. Quindi all'inizio si è pensato che questo dinosauro fosse morto sorpreso da una tempesta di sabbia, perché sono delle sabbie molto sottili, nel tentativo magari di rubare nel nido di un altro dinosauro. Cosa è successo invece? Che a distanza di un po' di anni, questa è un'altra foto, hanno analizzato il contenuto di queste uova e hanno scoperto che dentro c'erano i suoi cuccioli. Quindi, diciamo, non è morto nel tentativo di predare il nido, ma nel tentativo di salvare le sue uova. Quindi, diciamo che anche questo atteggiamento, proprio di covare le uova, è un altro tassello che appunto ha permesso di capire che i discendenti dei dinosauri sono gli uccelli. O meglio, e anche sarebbe anche giusto dire che gli uccelli sono dei dinosauri che non si sono estinti, ma che si sono estinti. Quindi quando azzannate un pollo la prossima volta state mangiando un dinosauro. Cosa è successo però? Allora, questa era appunto la ricostruzione dell'Oviraptor, almeno delle dimensioni. Che questa era l'immagine che si dava al periodo ancora prima di scoprire questo fatto, quindi che non fosse un predatore di nidi, ma addirittura una madre o un padre premuroso. Una volta che poi l'hanno riabilitato, ecco che hanno cambiato un po' la ricostruzione, l'hanno aggiunto le piume, e quindi anche questo sembra un tacchino di tranne in un caso, in uno o due casi che vedremo, tutte le immagini che vedrete di dinosauri con delle livree coloratissime sono così sempre inventate, tranne in due o tre casi dove si è capita la colorazione effettiva del dinosauro, tutti gli altri sono inventati. Un altro ritrovamento molto particolare. Anche qui abbiamo appunto una lotta all'ultimo sangue fra un protoceratopo e un velociraptor. Ecco, questa è l'immagine del velociraptor. Anche questa è una scena di lotta che ci ha permesso di capire che i velociraptor, appunto da bravi carnivori, andavano a caccia di questi protoceratopi, che erano dei dinosauri tranquilli, erano degli erbivori, anche se erano molto grossi. Anche questo ci fa capire un'altra cosa, che molti documentari che si fanno sui dinosauri, dove ci fanno vedere il comportamento di cacce di gruppo, quello strategie di... anche quelli sono tutti inventati la maggior parte. Perché non sappiamo, non avendo trovato i resti, se non per esempio in questo caso, esattamente di un dinosauro che attacca un altro, tutte le altre sono tutte ipotesi, anche molto, non molto, campate per aria.
Diciamo che si sente oggi molto parlare di fanta archeologia, però anche a volte di fanta paleontologia ci marciano. E queste invece sono altre delle morti un po' più strane. Qui abbiamo un pesciolino di circa 50 milioni di anni che purtroppo non ha fatto bene i conti con la sua preda. Tra l'altro ha mangiato il suo simile. Allora, questo qui è il pesce più grande e questo qui è l'altro che gli è rimasto, si dice, un giorno tecnico al pescio. Mentre provava a mangiare, questo pesciolino di 50 milioni di anni trovato in America. Anche qui è successa la stessa cosa. Qui abbiamo un grosso anfibio, quindi due grosse salamandre, anche se qui si vede quella più grossa, qui si vede un pezzettino dell'altra. In realtà, guardando bene, si vede che anche lui, anche questa grossa salamandra, ha provato a ingoiare un'altra e poi l'ha soffocata. Quindi anche in questo caso, qui però parliamo di fossili un po' più vecchiotti, di circa 300 milioni di anni. Più o meno in questo periodo, anche in Sardegna abbiamo trovato degli anfibi di questo tipo, molto più piccolini, però ne parleremo nel corso di oggi, gli altri che non ci spero. Un altro caso stranissimo, anzi due casi, abbiamo qui un pesce e poi questa cosa strana, dove si vede una specie di testa con dei dentini e poi queste cose lunghe. Queste sono delle ali, perché questo qui è un pesce, questo qui in realtà è un rettile volante, un pterosauro, un pterodattilo. Eccolo qua, questo qui. Anche questi qui sono stati trovati delle rocce che anticamente erano rocce marine. Quindi, cosa è successo? Sicuramente sappiamo che questi rettili volanti andavano a caccia di pesci. Qui non si sa se magari questo piccolo pterodattilo magari è caduto nel mare tentando di acchiappare con i pellicani un pesce, quindi è rimasto lì ed è arrivato quest'altro pesce vedendo le difficoltà a provare a mangiarlo. Però cosa è successo? Che magari con questa specie di rostro che è qui è rimasto attaccato magari nella membrana. Immaginate, questa è una membrana un po' come l'ala di un pipistrello, quindi magari è rimasto infilato come un pesce spada nelle membrane, nelle ossa di questo pesce, e poi tutti e due non sono riusciti a liberarsi, sono caduti giù. E questo è un altro, dove lo stesso si vede, questa è la testa del nostro orecchio volante, questa è la testa del pesce, è successa la stessa cosa. E qui siamo davanti a un'altra cosa particolare. Non si riconosce subito, però questo è un pesce corazzato, quindi i primi pesci che sono comparsi nella storia della Terra. Parliamo di un pesce che ha quasi 400 milioni di anni, scusate. Però di questi pesci ne hanno trovato moltissimi. Ma ne hanno trovato però con una determinata caratteristica. Quello che stiamo guardando è il primo maschio, quindi il primo animale che possiamo chiamare maschio, nella storia evolutiva del mondo. Ed è questo pesce che ha 380 milioni di anni. Quindi questi qui non sono altro che gli organi genitali di questo pesce. Perché qui, diciamo, era ben dotato, questi vediamo due come gli squali, che ne hanno, diciamo, forse uno di scorta. E questo qui, diciamo, è il primo organismo del quale sappiamo il sesso. Ed è questo pesce trovato in Scozia, viene chiamato placodermo, perché praticamente avevano il corpo ricoperto di placche e ossa, cioè per questo erano chiamati pesci corazzati. Quindi questo qui è proprio il primo maschio della storia evolutiva del mondo. Qui invece siamo davanti a una scena drammatica, amorosa, fra due cicale che hanno 165 milioni di anni, quindi sono del giurassico, che sono state, diciamo, sorprese da un'eruzione vulcanica, quindi le ceneri le hanno ricoperte, purtroppo nel momento più bello per loro, e quindi qui sono rimaste fossilizzate nelle ceneri vulcaniche mentre si accoppiavano. E qui abbiamo appunto la femmina e il maschio. Non chiedetemi come l'ho fatta a determinare, mi fido della ditina. È una specie di cicale, non sono cambiate dimensioni. Allora, questo è un centimetro, quindi erano belle grandi. Sì. Altri animali morti nel momento migliore sono per esempio queste tartarughe che hanno 50 milioni di anni, qui abbiamo lo stesso. La femmina e il maschio, la femmina sono più grandi. Anche qui sono morti assieme, perché probabilmente mentre si accoppiavano sono rimasti attaccati, e poi magari sono caduti nella palude, non sono morti annegate. E lo stesso è successo a queste razze.
che hanno 60 milioni di anni, però praticamente sembrano morte ieri, perché in 60 milioni di anni sono cambiate quasi di una virgola. E anche qui abbiamo la femmina e il maschio. Adesso arriviamo a un'altra cosa. Qui, come vi accennavo prima, quando diciamo, i fossili lasciavano spazio alla mitologia, quindi è stato coniato questo termine, era l'usus naturae, quindi scherzi della natura. In realtà qui ho messo un'altra cosa che ogni tanto salta fuori. E sono queste, in realtà, scherzi dell'uomo. Cosa sono queste? Queste molto spesso si vedono in questi programmi, tipo Mistero, Bolo, genere. No, queste pietre incise dove si vedono uomini a cavallo di dinosauri. E molti ci credono, non so come facciano a crederci, però è perché molti sono convinti che magari in America Latina i dinosauri siano sopravvissuti fino ai giorni nostri. Quando magari basterebbe pensare che noi, fino diciamo al Cretaceo, che l'ultima era dei dinosauri, quindi 60 milioni di anni fa, da lì in poi non abbiamo mai più trovato ossa di dinosauri, quindi è un po' impensabile che siano arrivati fino ai giorni nostri, però qualcuno ci vuole. Qui arriviamo a un'altra leggenda, che poi insomma è una leggenda che racconta la formazione di questo fossile particolare. Questa è la caduta di Fetonte. Allora, Fetonte chi era? Era il figlio di Apollo, e un giorno ha voluto rubare il carro al padre e se n'è andato in giro, quasi stava anche rischiando, visto che c'era il carro col sole dietro, di incendiare tutta la terra. Quindi Zeus l'ha visto, gli ha tirato una saeta e l'ha fatto cadere giù nel Po. Le sorelle, quanto dicono, presa alla disperazione, hanno iniziato a lacrimare. Allora Zeus, mosso da compassione, sempre così dicono, ha trasformato le sorelle, che sono queste, in pioppi. Però, nonostante questa trasformazione, loro hanno continuato a tirare fuori delle lacrime dai tronchi del pioppo, di come erano diventate. Questa leggenda a che cos'è alla base? È alla base del ritrovamento dell'ambra. Quindi l'ambra che cos'è? Oggi sappiamo che è una resina fossile che si produce da delle granifere, quindi piante silvestri. Anche oggi se ci avviciniamo un pino vediamo che trasuda molto spesso la resina. Solo che l'ambra, che più comunemente viene utilizzata in gioielleria oppure per dove si trovano gli insetti, è un'ambra fossile che ha circa 50 milioni di anni e proviene, come si dice, la maggior parte dal Mar Baltico. Proviene dal Mar Baltico per una semplice ragione, perché nei fondali del Mar Baltico c'è un'antichissima foresta di 50 milioni di anni. Quindi cosa succede? Che quando ci sono mareggiate, forti tempeste, viene grattato al fondale e questi pezzi d'ambra risalgono e vengono buttati nella batigia. E quindi i signori raccoglitori vanno in giro e prendono i campioni di ambra. Logicamente in gioielleria viene destinata all'ambra che è più pura, quindi senza inclusioni, mentre a scopo scientifico logicamente è ricercata quella con le inclusioni, quindi foglie, insetti. In qualche caso hanno trovato anche delle rane. Allora, poi la cosa particolare è che i greci la chiamavano in un modo proprio totalmente diverso, la chiamavano electron, che appunto, dal quale termine elettricità, la chiamavano electron perché avevano visto una cosa un po' particolare: strofinando l'ambra si carica elettrostaticamente e attira i pezzettini di carta, come si fa il giochino con la penna, che attira i pezzi di carta, l'ambra fa la stessa cosa. Mentre i romani gli hanno cambiato nome, lo chiamano succinum, quindi una specie di succo. Il termine ambra, in realtà, si riferisce a un'altra che viene chiamata ambra grigia, che è una sostanza che è prodotta dai capodogli, perché questa molto spesso viene ritrovata, però che non ha nulla a che vedere con l'ambra oggetto, diciamo, sia scientifico che di gioielleria. E questo invece è un altro ritrovamento particolare. Anche qui abbiamo degli insetti, probabilmente delle zanzare, fossilizzate dentro l'ambra, sempre nel momento topico. Diciamo che l'ambra è il metodo che in paleontologia permette di conservare il 99,9% dei dettagli, perché proprio noi riusciamo a vedere, addirittura qui si vedono i peli delle zampette. Quindi questo è forse sia il sistema migliore dove noi siamo in grado appunto di attingere e ricostruire l'anatomia completa dell'organismo. Però molto spesso non si trova nell'ambra solo insetti. In questo caso, questa è una notizia di uno o due anni fa, hanno trovato in un pezzo d'ambra del Giurassico queste penne. Ed erano le penne di questo piccolo, questo era un uccello, anche se ancora aveva qualche forse carattere da dinosauro.
è a 112 milioni di anni, quindi un'ambra molto molto più vecchia rispetto a quella baltica che vediamo in giro. Un altro ritrovamento, sempre queste piccole piume che appartenevano a questo piccolo dinosauro. Infatti qui si vede bene questa che sembra la lucina, in realtà sono le piume. E in questo caso, questo è uno dei due o tre casi nei quali è stato possibile ricostruire il colore, perché appunto grazie al ritrovamento sia nell'ambra sia in altre rocce, però soprattutto all'interno dell'ambra, hanno potuto ricostruire il pigmento e aveva questa colorazione così marroncina. Insomma, non era con quei colori sgargianti che si vedono spesso. Arriviamo a un'altra leggenda famosissima, che è lo Yeti. Cosa c'è alla base dello Yeti come il fondamento scientifico? Innanzitutto, anche noi nell'arco alpino ho visto che abbiamo una leggenda che viene chiamato questo uomo di Selvadego, questa specie di Yeti non strano. Però secondo le leggende questo Yeti dovrebbe essere, insomma, altezza compresa quasi fino ai 3 metri per i maschi e un po' meno per le femmine, quindi questa invece è la ricostruzione di questo uomo Yeti del ciclo dell'arco alpino. Questo è un dipinto che si trova a Cusio Valpiovino. E questo è il ritrovamento delle mandibole e dei denti dello Yeti, paragonate con una mandibola umana. Ora voi immaginate che magari, insomma, 400-500 anni fa, trovando questi resti grandi, che similissimi a quelli dei resti umani, era facile fare 2 più 2, quindi collegare con questo animale gigantesco, quindi con un possibile gigante, quello che in realtà poi era una specie di scimmia vissuta tra i 9 milioni e 100.000 anni fa. E la ricostruzione di questa specie di scimmia è questa qua. Quindi praticamente era una specie di orango gigantesco che è vissuto fino appunto 100.000 anni fa, e appunto il ritrovamento delle sue ossa appunto ha fatto nascere questa leggenda molto probabilmente degli Yeti. Un'altra cosa particolare che si trovano davanti molto spesso andando in giro per le campagne anche in Italia erano queste che venivano chiamate le lingue della luna. Questo perché? E tra l'altro, guardate, non fino all'epoca romana, ma qui almeno fino al 1600 si pensava che quelle che adesso vi farò vedere erano delle lingue della luna cadute sulla Terra durante determinati movimenti del nostro satellite. E addirittura queste lingue, una volta staccate dalla roccia e ridotte in polvere, potevano servire per curare febbre, vomito, morsi di serpente, insomma, finché un signore italiano, questo Fabio Colonna, ha addirittura scritto un libro su queste lingue della luna e appunto le chiamavano all'epoca Glossopetris dissertate, quindi ha fatto un trattato su queste lingue di pietra. Ma che cos'erano queste lingue di pietra? Questa era la loro raffigurazione. Non erano altro che denti di pesce e cane fossilizzati. Anche oggi, insomma, in Sardegna, poi si ha da Cagliari, di Sassari, dappertutto, è facile trovare, insomma, pezzi di calcare con questi denti fossilizzati. Però addirittura anche Plinio, anche lui era un grandissimo naturalista, però non aveva capito, non aveva collegato esattamente il fatto che fossero resti organici e non resti di, insomma, qualcosa di mitologico. E questo qui, infatti, per esempio, è un dente di squalo, trovato, questo non in Sardegna, però in Sardegna ne hanno trovati identici, ne hanno trovato anche di circa 20 cm, quindi di questo megalodonte, che era uno squalo appunto che è vissuto fino a circa 2 milioni di anni fa e per fortuna si è estinto, perché come potete vedere arrivava fino a 18 metri e contro per esempio circa 6-7 metri, esagerando, lo squalo bianco, quindi era praticamente molto simile allo squalo bianco, solo che era grande più del doppio. E andava a caccia più che altro di balene. Immaginate, per mantenere tutta questa massa di carne, insomma, ci volevano delle prede, delle grosse. E qui arriviamo a un'altra cosa particolare. Qui ho portato anche qui, lo farò vedere il fossile. Questi famosi serpenti di Whitby. Whitby è un paesino che c'è qui vicino ed è famoso per questa abbazia, soprattutto perché insomma, si vede che ha dei resti molto particolari. E c'è una leggenda.
che quando questa Hilda, Santa, poi diventata Santa Hilda, è stata nominata badessa dell'abbazia, tutti i serpenti della zona scapparono e si buttarono dalla scogliera. Adesso vedremo dalla scogliera, qui siamo in Inghilterra. Quindi tutti i serpenti si sarebbero buttati giù, addirittura perdendo la testa. Cosa sarà successo? E infatti, se noi andiamo qui, vediamo questi che loro prendevano per serpenti, tant'è che molto spesso cosa facevano? Addirittura scolpivano la testa, proprio per ricreare questo che secondo loro era un serpente. E in realtà non sono altro che delle ammoniti, quindi erano praticamente dei cefalopodi, quindi parenti dei serpenti calamari, vissuti al periodo dei dinosauri. E qui in Inghilterra ne trovano tantissime, e quindi però all'inizio, trovandosi questi che in effetti sembrano dei serpenti arrotolati, è nata questa leggenda. Qui ho portato una che viene dal Madagascar, per farvela vedere, qui vi potete avvicinare. In effetti sembrerebbe un serpente. Sì, no, la persona che sa bene. Questa poi la lasciamo più. Poi, gli ammoniti, tra l'altro, il loro ritrovamento, già che il nome ammonite deriva da Ammon, che era il dio famoso con le corna a volte da montone. Però in questa moneta greca del 480 a.C., trovata in questa cittadina strana, l'Argomenai, è stata individuata la forma di una monite. Però secondo molti è una raffigurazione di Amon, quindi il dio con la corna di montone. Secondo altri invece proprio volevano mettere in evidenza l'ammonite in quanto tale, perché si trova in una posizione diversa rispetto a quella che utilizzavano per raffigurare le corna di Amone. E quindi insomma, comunque l'ammonite già in questo periodo venivano trovate e venivano addirittura considerate come dei talismani. Quindi diciamo che al periodo di qualsiasi cosa strana deve essere un talismano. Arriviamo in Egitto. Parlando di che cosa? Di quelle che venivano chiamate le lenticchie di pietra. Cosa erano queste lenticchie di pietra? Tutti i blocchi di calcare utilizzati per costruire le piramidi sono disseminati di questi cerchietti. Questi cosa sono? Non sono altro che degli organismi unicellulari, chiamati numuliti, infatti sembrano delle monete per quello il nome. E appunto l'accumulo di questi miliardi e miliardi di gusci di questi animaletti hanno formato i blocchi, gli affioramenti calcarei utilizzati poi per costruire le piramidi. Però la cosa particolare è che questo animaletto che vedete qui, quindi questo qui, rappresenta un animale unicellulare. Quindi questo animaletto era rappresentato da una sola cellula. Quindi noi stiamo guardando, senza il microscopio, una cellula che da sola si è costruita il guscio. Addirittura in Libia hanno trovato di queste anche di circa 12-15 cm di diametro. Quindi una cellula che addirittura si è evoluta talmente tanto da costruirsi un guscio, costruirsi un suo apparato di locomozione, di movimento. E venivano chiamate nel periodo lenticchie perché queste qui sembravano delle lenticchie cadute nel fango e poi petrificate. Da qui delle lenticchie di pietra. Oggi, per esempio, questo marmo giallo con tutte queste lenticchie, chiamiamole così, si trova molto spesso nei banconi dei bar. Quindi la prossima volta che magari vi capita di andare a qualche parte a vedere questo marmo giallo con queste che sembrano chicchi di riso, sono in realtà queste numuliti che hanno circa 50 milioni di anni. Anche queste qui si trovano in Sardegna, nella zona di Pertestepolo. Arriviamo a un altro mito famosissimo. Molto probabilmente l'origine di questo mito si deve alle ossa trovate in questa caverna, ed è il mito appunto dei ciclopi. Questo perché in questa grotta, e non solo qui, si sono trovate distese di ossa di mammut, sia di mammut che di elefanti. La cosa particolare però del cranio dell'elefante qual è? Che se io non trovo per esempio le zanne attaccate, vedo questo grosso cranio con questi che sembrano occhi, e poi magari un grosso cucco centrale. Quindi voi immaginate trovare un cranio gigantesco con questo cucco centrale
ha fatto sì che, questi erano gli elefanti nani che c'erano anche in Sardegna, ha fatto sì, per esempio, ha fatto dire a De Pedro per questo, che in Monte Cavallo Siciliano sono trovati fossili di una stirpe di uomini giganteschi oggi scomparsa. E questa qui infatti è la comparazione fra il cranio di un manto, comunque di un piccolo elefantino, e quella raffigurazione classica del ciclope. Quindi anche da qui, è facile pensare che gli uomini andando dentro le caverne, trovando queste ossa, avessero poi immaginato chissà quali giganti che potevano popolare le caverne. Sempre nello stesso periodo, quindi tra il IV e il V secolo, questo signore cinese fa sapere che nella zona di Sichuan, qui in Cina, hanno trovato delle ossa di drago. Infatti, la Cina, tra l'altro, è uno dei più grandi giacimenti al mondo di ossa di dinosauri. Cosa hanno trovato molto probabilmente? Quello che qui ha dato il là alla leggenda di Draghi. Hanno trovato magari un cranio di dinosauro come questo, che se voi lo paragonate con la raffigurazione classica dei dragoni è praticamente lo stesso. Tra l'altro qui, nel nome scientifico, i paleontologi si sono divertiti perché l'hanno chiamato Draco Rex, quindi il re dei draghi, o Guardensia. Questo nome riprende un po' Howard, che era il nome del regno dove c'era Harry Potter. Quindi infatti anche lì c'era un drago e quindi gli scienziati hanno voluto dare questo omaggio. Tra l'altro poi frugando nelle leggende hanno trovato che anche in Sardegna, nella zona di Baumi del Gorgo, c'è questo che viene chiamato Siscultone, che viene un po' paragonato col basilisco, quindi questo serpente, quindi mai anche questo reminiscenza dalla Bibbia, questo serpente che andava in giro per la campagna a uccidere tutti. Adesso qui non si hanno notizie esattamente di fossili che possono aver dato adito a questa leggenda, anche se nelle rocce dell'altopiano di Baumini, che appunto sono rocce del Giurassico, in certe zone hanno trovato dentini di ittiosauro, che era questa specie di rettile marino, vissuto appunto nel periodo dei dinosauri, che, come potete vedere, se io trovo solo per esempio un pezzo della testa e qualche dente, è facile magari accomunarlo a quello che poteva essere un mostro. Tra l'altro poi hanno fatto dei ritrovamenti in Inghilterra molto particolari, dove hanno trovato non solo l'ittiosauro, ma addirittura l'ittiosauro con il cucciolo appena partorito, quindi la madre morta assieme durante il parto. E addirittura hanno trovato altre femmine di ittiosauro, dove all'interno si potevano distinguere le ossa di piccoli di due feti, come in questo caso. Però in Sardegna per il momento hanno trovato solo il dentino di uno di questi ittiosauri. E questo appunto è il basilisco, quindi è la lucertola che oggi si trova con questo nome, viene chiamata anche la lucertola di Gesù Cristo perché la tendenza di correre sull'acqua è sempre quella che ci fa di sopra. Insomma, nome molto. Non sono dovuti scifrarsi molto per trovare il nome. Qui invece siamo in una foresta che poteva essere tranquillamente quella che circa 300 milioni di anni fa avevamo nella zona del Sucis Iglesiente. Anche qui abbiamo fatto dei ritrovamenti molto particolari in questo periodo che viene chiamato Carbonifero. Non abbiamo trovato queste libellule gigantesche. Voi immaginate che in questo periodo c'erano libellule circa 70 cm di apertura orale e c'erano comunque megafaune di insetti. Fra queste megafaune c'erano per esempio, qui non bisogna essere paleontologi per capire, ma c'erano andate che arrivavano a circa 40 cm di grandezza. In Sardegna hanno trovato un'ala di blatta di questo periodo, però di un centimetro, quindi di una blatta piccolina, e poi il resto di un ragno. Questo è stato trovato vicino a San Giorgio di Grecia, quindi poco fuori dalla. E qui parliamo del Carbonifero, 310 milioni di anni. Le dimensioni, questo è circa un centimetro, quindi molto piccolino, più o meno grande quanto l'ala, forse un po' più grande. Quindi anche noi avevamo questi bacini, queste piccole paludi dove c'erano questi animali. Tra l'altro, qui a Iglesias, ancora non hanno pubblicato, però hanno trovato anche quella che viene chiamata la pleura, cioè un segmento di quello che poteva essere una specie di millepiedi.
Ora, oggi un millepiedi che noi abbiamo, che troviamo attaccato al muro, di magari 5 cm, ha un segmento di 5 mm. Hanno trovato un segmento grande più o meno quanto questa pennina. Quindi, facendo le dovute proporzioni, molto probabilmente dovrà essere una specie di millepiedi lungo magari 2 metri, 2 metri e mezzo. Quindi immaginate di andare in queste foreste del Paleozoico ed essere rincorsi da questi mostri che magari si vedono oggi solo nei film. Qui invece siamo sempre in Sardegna, perché abbiamo fatto un ritrovamento eccezionale circa nel 2001-2002. Questi signori stanno scavando a Calaviola, vicino al Alghero, e qui hanno trovato questo tratto di colonna vertebrale e altre ossa di quello che era un Alierasaurus, cioè una specie di grossa iguana lunga circa 6 metri che è vissuta prima dei dinosauri. Quindi questo molti anche lo chiamano il primo dinosaurosauro, in realtà non è un dinosauro ma era ancora un rettile primitivo. Tra l'altro da questi rettili, oltre ad evolversi dinosauri, poi si evolveranno anche i mammiferi. Quindi questo qui è anche il nostro parente, un po' la lontana per fortuna, però è sempre un nostro parente. E lei c'è uno dei pochi primati che avevamo in Sardegna. Adesso velocemente vediamo quelli che vengono chiamati fossili viventi. Praticamente sono degli animali o delle piante che da magari 200 milioni di anni non sono cambiati di una virgola. La prima in assoluto che è stata trovata da Darwin, e Darwin stesso ha utilizzato il termine di fossile vivente, è stata la ginkgo. Questo perché lui ha trovato dei fossili, delle piante fossili, delle foglie fossili, che sono praticamente rettili. Questa qui ha 270 milioni di anni, quindi ancora prima dei dinosauri. Lo stesso ritrovamento eccezionale è stato quello del celacanto, però questa specie di pesce che si pensava estinto fino ai primi del Novecento, quando invece una signora, andata nel mercato del pesce in Sudafrica, si è trovata un celacanto sul bancone. Qui da lì anche lì si è un attimino meravigliata, poi si è fatta dire dai pescatori dove avevano trovato questi pesci, e infatti ancora oggi si trovano, perché sono abbastanza rari, però anche qui potete vedere un celacanto che ha più o meno 400 milioni di anni, paragonato a quello attuale. E lui non ha cambiato di una virgola. L'altro poi fossile famosissimo è il Nautilus, anche lui comparso nel Triassico, quindi appunto all'inizio dell'era dei dinosauri, e anche lui non è cambiato di una virgola. Il Limulo, lo stesso quello che viene chiamato anche il granchio reale, che è questo qui, quindi se vedete la differenza, scusate, con quello fossile praticamente no. E poi se qui ho fatto anche un ingrandimento degli occhi, questo è l'occhio del Limulo paragonato con l'occhio di un trilobite, diciamo un suo parente, anche se non vicino, però appunto un suo parente. Quindi qui stiamo paragonando lo stesso un animale che ha 400 milioni di anni con un animale che vive tutt'oggi. Tra l'altro poi questo animale è studiatissimo perché il suo sangue è un potente rivelatore di batteri. Poi anche è strano perché quello che non è proprio il sangue, comunque viene chiamato anche granchio reale perché ha il sangue blu. Ha il sangue blu perché al posto del ferro che abbiamo noi nell'emoglobina non c'è la rame, e quindi dà questa colorazione blu. E molto probabilmente questo accorgimento evolutivo ha fatto sì che insomma superasse indenne tutte le varie estinzioni di massa, tutte le glaciazioni e epidemie, perché è arrivato poi fino ai giorni nostri praticamente identico. Poi invece arriviamo a un altro fossile, forse è quello ancora forse più antico di tutti, che è questa lingua, che è una specie di piccola cozza, che è appunto comparsa nel Ordovico, qui parliamo addirittura di 450 milioni di anni fa. Quindi questo è il fossile e questo è l'attuale, perché lui non è cambiato di nessuno. E poi prendiamo un piccolo esempio in Sardegna, perché in Sardegna, soprattutto in quelli che vengono chiamati i Pauwis della Giara, quindi delle piccole paludi, si trovano questi due animaletti, l'Epidurus e il Triops. E anche loro sono dei fossili viventi, perché loro sono nati nel Triassico, queste appunto sono le forme fossili. E queste sono le forme che troviamo nei laghetti della Giara. Quindi molto spesso, se voi vi fate un giro in questi laghetti, nel periodo di marzo-aprile, se c'è acqua, troverete questi animaletti che sono lunghi circa un centimetro e qualcosa, che se ne vanno in giro nel laghetto
hanno due o tre mesi di vita, quindi diciamo la cosa che fanno subito una volta raggiunta la maturità è quella di deporre le uova. Tra l'altro le loro uova possono stare all'asciutto anche per 7-8 anni, quindi aspettando che siano le condizioni favorevoli. Quindi anche questo può essere un modo di adattarsi, di sopravvivere alle avversità. E questo qui è appunto il Triops. Abbiamo una specie di scudo, la codina e poi gli occhi. Tra l'altro c'è anche un gioco che vendono nei negozi, dove appunto uno compra la vaschetta per allevarli, poi si fa mandare le uova e se uno è fortunato può vedersi sviluppare questi Triops in questo acquario. Così insomma, così per i bambini. Molti bambini infatti come lo vedono lo riconoscono perché i genitori magari gli hanno regalato il gioco. C'è uno dei pochissimi giochi intelligenti che ci sono ancora. E questo qui vabbè la differenziazione tra gli epidus e il triops, però essendo gli animaletti di circa un centimetro, andare a guardargli la coda per vedere la differenza tra i due, lascio immaginare. E questo invece è il vero motivo dell'estinzione dei dinosauri, che qua non abbiamo detto, ma che vi diranno. Io ho finito, se avete domande...